Ad Agnano il convegno si conclude con il premio Acquario, una condizionata per 5-6 anni che potrebbe rivelarsi particolarmente infuocata. Ce l'andiamo a gustare. Non corre Crash Bandicoot, restano in 10, 7 in prima fila, 3 in seconda. Dallo steccato Cameron Diaz, Treb, Dream Key, Donna Fatale Par, Comando Luis, Drago Mac, Delirio, Dream Road Dalvio, seconda fila per Derek Kido, Domino degli Dei, Deus K. Può arretrato Delirio. Chiusura. C'è lotta per il comando con Donna Fatale Par che sbaglia sotto pressione di Drago Mac che sorprende tutti, anche l'errore coinvolti molti concorrenti. Squalificato sicuramente il 5 Comando Luis, ce ne saranno altri. Andiamo a vedere, rimane di fuori Dream Key a questo punto. In seconda posizione si è sistemato Dream Road Dalvio, Delirio agisce dalla seconda pariglia. Drago Mac completa i 600 in 43,9. Ha strappato tanto nei primi 100 metri, 150 metri, adesso gestisce. Era squalificato anche Dream Key che è costretto ad eliminarsi. Per cui Drago Mac davanti, a largo Delirio, seconda la corda Dream Road Dalvio. All'esterno Derek Kido in seconda pariglia, poi Domino degli Dei, via via gli altri. Ha rifiatato per bene Drago Mac, adesso allunga repentinamente, chilometri in 1,14,4, Delirio lo va a pressare, Dream Road Dalvio non lo perde di vista. In bocco della piegata conclusiva, si allungano Drago Mac e Delirio, prendono vantaggio. 1,28 e 3 quarti di miglio, Drago Mac ha respinto un primo tentativo di Delirio che si riproporrà a termine della piegata conclusiva, si riorganizza Dream Road Dalvio che adesso muove in terza ruota, Drago Mac in vantaggio, Delirio, Dream Road Dalvio di dentro Domino degli Dei, gran lotta, lotta accesa, serrata. E Drago Mac che respinge Delirio e Dream Road Dalvio, quarto posto per Domino degli Dei. Media di 1,12,9 in gran momento gli effettivi di Giorgio D'Alessandro Senior che porta a casa il secondo successo in serata dopo quello di Golbi. Arriva il doppio con Drago Mac, il figlio di Ghiaccio del Nord, e Rania Mac. Giorgio D'Alessandro Senior, anche l'allenatore per i colori della Maidem 92. Corre come al solito bene Delirio, in progresso Dream Road Dalvio, un po' remissivo nel fare i sorpassi, si è piegato molto in retta d'arrivo, ma comunque più che competitivo. Quarto posto a contatto per Domino degli Dei. È tutto da Agnano, non ci resta che augurarvi buona serata. Buon fine settimana e darvi appuntamento alla prossima giornata di corse al trotto che si terrà sabato 27 luglio, mentre venerdì 26 luglio c'è il galoppo. Per quanto concerne il Garigliano saremo di scena sia martedì che giovedì, appuntamenti abituali. Buona serata a tutti di nuovo.